io ho preso questa briga di candidarmi, politico, perché sono stanco di lamentarmela con i leghisti. Allora ci sono messo. Vuoi fare un culo così realmente? Allora, niente, niente di strano. Poi il territorio bresciano, lo sappiamo che è una battaglia a viso aperto tra nuovi cittadini e la politica di vista. A Brescia noi abbiamo vinto quasi tutte le battaglie, dalla gru, dal bonus bebè e da tutte le pratiche con la quale i sindaci hanno fatto delle leggi a misura dei territori, con la quale per quanto riguarda noi immigrati, nuovi cittadini che abbiamo, prima di prendere la cittadinanza facciamo un giuramento alla Costituzione italiana e vediamo che questa Lega con questa politica razzista viola la Costituzione italiana. Noi ci consideriamo in questo tessuto i nuovi partigiani, perché di solito non si parla come i partigiani hanno costruito questo percorso per fare una buona Costituzione con la quale rispetta i diritti umani, rispetta la persona, il lavoro, la dignità e la libertà. Oggi in questi ultimi 30 anni si è fatta una politica sull'immigrazione per fare cassa allo Stato. Non dimentichiamo che anche l'ultimo governo Monti, per regolarizzarci gli immigrati che sono rimasti esclusi dalla sanatoria truffa, dove Brescia è stata l'antagonismo degli immigrati a ripristinare di nuovo quel decreto che ha escluso 150.000 persone più o meno, noi, questo governo Monti, ha voluto una tangente. È strano che questo paese chiedi i tangenti agli immigrati per essere regolarizzati, quando l'immigrato qua in Lombardia è una risorsa molto forte, il 23% di prodotto interno lordo della Lombardia sono di immigrati, paghiamo 1 miliardo e 700 milioni di euro di tasse e troviamo, è la cosa più strana che questo nostro nemico di sempre che la Lega dice i primi lombardi, e come ci sono 1.700.000 di immigrati con la quale vivono questo territorio, si sentono lombardi anche loro, essendo nella regione Lombardia, e vedono questo slogan con la quale è uno slogan fascista, la Lega sta perdendo colpi. Dove perdi colpi inserisci uno strumento molto pericoloso, inserisci lo strumento del fascismo, crea Casa Pound, crea dà le autorizzazioni a Forza Nuova. Speriamo di vincere a sinistra questa volta, di ripristinare questa Lombardia, quella Lombardia più mitica, più antirassista, che la Lombardia, lo dico sempre, è stato il simbolo dell'antifascismo, non dimentichiamo Milano, lì è stato impiccato Mussolini, significa da lì si è partito l'antifascismo in tutta Italia, e spero che questa nuova era da quella Lombardia, ripristina quella Lombardia più solidale, più umana, Lombardia che ha offerto il lavoro, Lombardia che offre la dignità alle persone che costruiscono insieme, come noi non vogliamo trovarci esclusi, e spero che ce la faremo, che ce la faremo nelle prossime elezioni anche di diventare il consigliere, di essere una voce di quelle senza voci doppiamente, perché gli immigrati non hanno una voce nella politica, ma neanche i nuovi cittadini hanno una voce nella politica. Ci sentiamo doppiamente esclusi dalla logica di interpretare la politica. Questa è stata una bella battaglia, domani sarà l'ultimo giorno per fare questa battaglia. Io ho fatto una bella campagna elettorale indagando sul territorio bresciano, ascoltando gli immigrati soprattutto. È stata una bella esperienza, grazie anche al programma con la quale è un programma, poi penso, con la quale può spingere la Lombardia di diventare un territorio veramente, un territorio per uscire dalla crisi. Bravo,